Ciao ragazze, sono sempre io. Vi faccio vedere qualche esercizietto che si può fare a casa per potenziare un pochettino pettorali, deltoidi e i tricipiti che sono importantissimi nella pallavolo perché sono i muscoli che ci fanno estendere le braccia, quindi palleggiare, ma anche fare la schiacciata, sono gli estensori dell'avambraccio sul braccio. Allora, prima fate un piccolo riscaldamento, potete fare dei bei saltelli aprendo e chiudendo le braccia o sempre apro e chiudo le braccia e le ruoto avanti, ok? Posso fare anche le gambe quattro tempi, apro, chiudo, avanti, indietro, apro, chiudo, avanti, indietro e le braccia fanno lo stesso, però i tempi delle gambe diventano quattro, apro, chiudo, avanti, indietro, apro, chiudo, avanti, indietro, per un paio di minutini, per scaldarsi. Poi proseguite sempre scaldando bene le braccia con delle belle rotazioni ampie, lo sapete, indietro, avanti, o anche un braccio avanti, uno indietro per la coordinazione, questo è importante. Perfetto, poi come pesi andiamo ad utilizzare due bottiglie. Prendiamo anche una bella sedia così siamo sicuri che non mi inarcate la schiena troppo. Bottiglie da 1,5 litri, quindi 1,5 kg. Primo esercizio per i bicipiti, questi davanti, porto su e torno giù. Potete farlo sia alternato che insieme. Ok? Benissimo. Poi per le spalle deltoidi, questo muscolo che c'è sulla spalla, porto su fino all'orizzontale, torno giù e ritorno su. Tutti questi esercizi li fate 10 anche 20 volte per un 3 serie, d'accordo? Un altro esercizio per le spalle buono è porto su o porto su e ruoto e faccio toccare le bottiglie, porto su e ruoto. Ok? Per il tricipite, quello che viene detto importantissimo per la battuta, prendo sempre la bottiglia, con una mano blocco il gomito, porto la bottiglia dietro la testa, il gomito deve essere a fianco all'orecchio. Porto su la bottiglia, giù e su, ve lo faccio vedere anche di profilo, dietro e su, dietro e su, fino un po' avanti, come quando si fa la battuta. Ok, vediamo qualche esercizio anche per i pettorali. Togliamo la sedia e ci andiamo a sdraiare a terra. Porto le bottiglie in fuori, non toccano terra, mi vedete? Sì. Le porto su davanti a me. Ritorno giù, non toccano terra, le riporto su. Il gomito è leggermente piegato. Ok, sempre 10, 15, anche 20 per 3 serie. Ok, poi ci sono i classici addominali, porto sui piedi e sollevo la testa con i gomiti belli aperti così e ci rimango per un bel po' di secondi. Ok, oppure posso lasciare sulle gambe e fare su e giù. Con le gambe posso fare piego, estendo, piego, estendo, anche alternate, una piegata, l'altra stesa. È una sorta di bicicletta. Vedete che ho sempre la testa però sollevata dal pavimento. Ok, dateci dentro perché pare che tra un paio di settimane forse qualcosa nei parchi si potrà ricominciare a fare. Ce lo diranno i nostri governanti, speriamo sia così veramente. Un abbraccio a tutte, un bacione a voi e ai genitori. Fate lavorare anche loro, eh!